ragazzi, eccoci qua che stiamo facendo rifornimento. Andiamo a cercare tra poco partiremo per andare a cercare i Pokémon. La destinazione di questa sera è Alessandria e niente, buona visione. Pikachu! Ragazzi, eccoci qua sulla Bianca Gnocca. Salutate il pubblico. Bella. Ciao, lì. Bella. Bella lì, non so quanto ci vedrete perché c'è un po' di buio, però va bene. Allora, guida il nostro Francesco perché ovviamente lui non ha Pokémon Go e quindi ci fa l'autista, perché ragazzi, mi raccomando, non guidate mentre giocate a Pokémon. Accendiamo il nostro melafonino. Dalla mia cover si può intuire di che squadra sono. Viva la mela! Niente, andiamo all'accensione e via, si parte. Eccole. Ed eccoci qua. Ragazzi, eccoci qua. Vediamo subito che nelle vicinanze c'è un Pidgeot e il solito Rattata di Emmental. Guardate, un bel avviso: stai andando troppo veloce. Non dovresti giocare a Pokémon Go se stai guidando. Sei un passeggero? Beh, io credo proprio di sì. Quindi sono un passeggero. Vediamo un po' com'è la situazione di Pokémon Go. Delle luci. Allora, abbiamo la palestra blu in lontananza. Abbiamo un po' di Pokéstop. Vediamo se riusciamo a dare una visuale un po'. Oh, sono un passeggero. Sono un passeggero. Si vede che sono un passeggero. Sta guidando un'altra persona. Bene. Allora, due palestre blu, una palestra gialla, un'altra blu, un'altra gialla. Beh, Alessandria è un po', diciamo, un po' blu e gialla. Io sono al livello 20, come potete guardare, e invece il nostro amico Andrea, di che livello sei? 12. Facci vedere il tuo Huawei. Il tuo Huawei. Ok, qua ci prendiamo sto bel Pokéstop che si chiama la chitarra sulla rotonda. Attenzione, la giriamo e non ci dà un cazzo perché ormai siamo troppo lontani. Francesco, devi andare più piano. Ma Francesco sta andando piano. Cazzo. Vediamo se ci sono esche attive, ma io non ne vedo. Come? Tu, Andrea, ne vedi? Io non ne vedo. Vedo tanti Pokéstop, ma non ne vedo. Siamo in modalità prima persona e stasera andiamo in giro per Alessandria, il primo luogo del tour, e andiamo a vedere se riusciamo a catturare qualche bel Pokémon da inserire nel Pokédex. Io direi di non andare in centro, se no mi pieno per pazzo. Bisogna andare in centro, bisogna andare. Ragazzi, allora io sono qua con una GoPro in testa. Quindi se non mi mettete tanti like non lo farò mai più. Possiamo ammirare Alessandria nel suo splendore. Questa qua è la piazza del mercato. Ecco qua il primo Pokéstop. Si chiama Portici di Piazza Marconi. Attenzione, guardate che carina questa foto. E lo andiamo a girare. E ci dà una Pokéball. Che merda. Stiamo facendo il punto della situazione, ci stiamo avvicinando al centro. Pokéstop a go go. Nei dintorni mi dà un Pidgeotto. Un Pidgeotto. Un Pidgeotto. Un Peugeot mi dà un Peugeot. 208. Mi dà un Peugeot 208. Questa è la battutaccia, però questa è la battutaccia. In fondo alla via una bella palestra rossa. Vediamo in anteprima i Pokémon. C'è un Jolteon. Un Flareon 1800 e un Executor 2390, e quindi possiamo anche lasciarla stare qua che sta bene. Bene, siamo arrivati ad un'esca che qualcuno ha attivato. È già apparso un Whiteplume, no, un Bellsprout. Sono, ragazzi, due Rattata, due, non uno ma due. Vediamo qua, qua siamo nella piazza degli orologi, ragazzi. Qua Rattata a go go. Poi li diamo al cosiddetto dottore. Che li trita. Che li trita.
come si chiama sta via, Francesco? Tu che sai tutto. Il centro di Alessandria. Centro di Alessandria. Qua ci abbiamo ragazzi di Juiz. Allora, sì, via Premium bestseller Alessandro Sappia. Via Alessandro Sappia. Via Migliara. Via Migliara. Via Migliara, ragazzi. Allora, siamo praticamente al corso, vicino al corso di Alessandria. Questa è la nostra situazione Pokémon, praticamente zero, perché continuano ad apparire solo ed esclusivamente Rattata. Il nostro adorato Rattata che amiamo tanto, e nei dintorni c'è poca roba. Qua vicino mi dà un bel Scyther e un bel Bulbasaur. Se abbiamo culo, riusciamo a farcela, a prenderne un Pokémon serio. Uno, e dico uno. Ragazzi, è apparso un Raticate. Vediamo che livello è. 56, puoi capire. Ragazzi, già passo tiro banana. Che è a livello 364. Boh, perché è lui 364? Allora, tech. Ottimo, ragazzi, ottimo. Vediamoci la cattura in diretta. Guardate, guardate la pallina. La pallina. Sì, preso. Getcha. Catturato il Raticate. Mettiamo attenzione, e XL ragazzi, 32 kg di Pokémon. È buono. E andiamo avanti. Il Bulbasaur è ancora qua. Ecco qua ragazzi, si sta schiudendo un uovo. Vediamo cosa esce. Attenzione. Eccolo. Un Bulbasaur. Dai, 5 ragazzi, ci è andata bene. Un Bulbasaur al 579. Buono. Questo qua credo che lo farò evolvere. È nato 579, è nato. Ragazzi, è maschio. 579, ci è andata bene, ragazzi. Mettiamo un po' di musica, ragazzi. Yeah. Attenzione, è uscito, aspetta Francesco, fermati, è uscito, eccolo qua, balordo, eccolo qua, 535, io direi bacca subito, potentissimo, ragazzi, l'autista mette le quattro frecce, mettiamo le mega ball, perché attenzione. Qua andiamo giù di mega ball. Preso! No, cazzo. Preso, attenzione, Andrea lo prende. Eccolo, vai. Eccolo. Vai. Andrea l'ha preso già? No? Mi è uscita la Pokéball, un'altra bacca, ragazzi, un'altra bacca. E usiamo la Ultra Ball, vai, via. Andiamo di Ultra Ball e la tiriamo. Vai. Da 1 2 3 è nostro, ragazzi, è nostro, un altro Scyther, bella lì, catturato al 575. Bene, bella lì. Qua siamo giunti al termine della nostra avventura Pokémon Go Tour. Prima puntata finisce qui. Se volete altri video, spolliciate a manetta. Spero che vi sia piaciuto. Un saluto da Francesco. Ciao. Da Andrea. Ciao. E dal vostro qui LP presente. E nulla, dai. Alla prossima puntata del tour di Pokémon Go. Ciao.